è difficile dare un peso a ciascuno di questi elementi perché ogni risultato che si ottiene nel campo del design parte da un'idea che spesso è soltanto abbozzata e non ha lineamenti chiari e facili da percepire, nemmeno da parte di chi li mette in campo. E poi da quel momento c'è tutto un percorso che viene fatto non da soli, ma con un team che è composto tanto dalle persone che fanno parte dell'azienda ricerca e sviluppo, con la presenza di industrial designers, molto spesso esterni all'impresa, ma soprattutto un gruppo di artigiani, cioè di coloro che hanno la capacità di fare cose e che non si fermano mai davanti a qualunque progetto ancora non mai realizzato. Noi interpretiamo il design, il progetto, come unica strada per guadagnare il futuro a livello di impresa. Altrimenti la competizione ormai esistente in questo che io chiamo il villaggio globale sarebbe perduta se non avessimo questa energia da profondere in termini innovativi grazie al design e a tutto ciò che significa.